IGP per la focaccia al formaggio di Recco. Da oggi, la celebre e squisita specialità gastronomica della città metropolitana di Genova, Golfo Paradiso, un semplice impasto di acqua, farina, sale, olio e crescenza, che almeno dal secondo dopoguerra caratterizza in modo indelebile la zona di Recco, sostenendone in modo rilevante l'economia, potrà giovarsi del prestigioso marchio dell'Unione Europea, l'indicazione geografica protetta, che tutela un prodotto alimentare tipico di una zona, vincolandolo in modo stretto a un'area territoriale delimitata, oltre che a severe regole di produzione. Un sigillo che vieta l'uso del marchio focaccia al formaggio di Recco a chiunque produca focaccia al formaggio fuori dei quattro comuni di Recco, Sori, Camogli e Avegno, oppure utilizzi metodi di produzione non artigianali. Terzo vincolo, la consumazione sul posto. Vietato congelare il prodotto per consumarlo successivamente. Per festeggiare il sospirato traguardo dell'IGP, ottenuto dopo ben 12 anni di battaglia, l'agguerrito consorzio di produttori locali ha celebrato a Genova l'11 novembre l'IGP Day. È uno dei prodotti alimentari che la Liguria produce e la rende famosa nel mondo. Io credo sia uno di quei passi importanti per non solo, come dire, valorizzare quello che si fa in queste terre e tradizioni antiche, ma anche per rilanciare il nome della Liguria, far capire che turismo in Liguria non vuol dire solo spiagge e mare, ma vuol dire anche enogastronomia di qualità. Oramai il movimento del turismo legato alla gastronomia, legato alla gola, è un movimento molto importante. Diciamo che è la seconda motivazione per cui porta i turisti in Italia. Dopo le bellezze artistiche, chi frequenta l'Italia senza dubbio vuole assaggiare i nostri prodotti tipici, e i prodotti tipici sono l'espressione del territorio, sono delle bandiere. Questa è la bandiera di Recco e del comprensorio dei quattro comuni, che spera di attirare clienti, di attirare consumatori e persone che possono godere delle nostre bellezze naturali e certamente della focaccia di Recco, che è una delle bandiere più importanti che in questo momento possiamo proporre sul nostro territorio. È difficilissimo ottenere queste certificazioni, che sono per noi un patrimonio anche economico. Recco ha saputo sfruttare questa particolarità, questo cibo straordinario che c'è da anni. Combatte una battaglia e la vince. Attualmente sono 17 produttori che si fregiano, però chi vorrà lo può fare subito con la Camera di Commercio, presentando la domanda, e noi manderemo gli ispettori per verificare se il protocollo di fabbricazione è consono con quello che la Comunità Europea ha approvato. Però dal punto di vista sia turistico che economico, una gran bella giornata. Vezio Pizzo, fratello del più famoso Eraldo, ma comunque un personaggio che si sta dando da fare da molti anni per promuovere l'immagine, diciamo, del Golfo Paradiso di Recco e anche della Liguria al di fuori dei confini. Ecco, questa IGP può servire? Ma direi sicuramente di sì. Diciamo, è stato fatto un ottimo lavoro dal consorzio, da tutti quelli che a Recco hanno tenuto in tutti questi anni alto la qualità del prodotto focaccia, e soprattutto l'hanno tenuta attaccata al territorio, perché chiaramente questo è essenziale. Credo che ci sia da sottolineare solo già il fatto che sulla Liguria ci siano due prodotti IGP: uno è la focaccia con formaggio di Recco e l'altro sono le acciughe sottosale del Mar Ligure. Quindi il fatto che ce ne siano solo due già dà questo significato dell'importanza del riconoscimento che ci è stato fatto dall'Unione Europea. Titta Moltedo alla mia destra e Giovanni Bisso sono due istituzioni della focaccia al formaggio di Recco, addirittura 250 anni il panificio di Titta Moltedo. Adesso siete IGP. Che cosa significa questo? Beh, questa è una grossa soddisfazione, perché è 11 anni di battaglie che stiamo portando a questo. Più che altro è una tutela di un prodotto di Recco voluto fortemente, perché c'erano un mucchio di imitazioni da due parti, sfruttavano il nome Recco pur di fare della focaccia che poi non risultava nemmeno la nostra. Quindi c'è stata questa grossa battaglia che ci ha portato a questo risultato. Finalmente ci ha portato il risultato. Che aspettative avete da questa IGP? Beh, indubbiamente ci sarà un aumento di interesse per questo piatto, perché
tramite i media sarà fatto conoscere fuori dai confini, e anche aspettiamo più visitatori, più consumatori. Questo riconoscimento meritato per un prodotto che è di elite sarà un bel trampolino di lancio per farci conoscere ulteriormente. Ma come si produce questa prelibatezza? Luigi Tossini è uno degli storici fornai, anche pasticcere, ma qui fornai di Recco, con 4 negozi dove viene prodotta proprio la focaccia al formaggio di Recco, da adesso IGP. Come si produce? La focaccia col formaggio di Recco IGP da disciplinare si produce con un impasto fatto con una farina elastica, acqua, olio extravergine d'oliva e sale. È un impasto semplice, si impasta a pochi minuti, l'impasto va fatto riposare almeno un'ora e poi viene steso con l'abilità dei nostri maestri focacciai, molto sottile, quasi un velo, viene posizionato su una teglia unta d'olio e quindi su questa sfoglia sottilissima viene messo a fiocchetti lo stracchino, la crescenza, a piccoli fiocchetti, in modo da distribuirla bene. Poi sopra questa sfoglia con la crescenza viene messa una seconda sfoglia ancora più sottile, veramente un velo, e poi bucata, salata, oliata e infornata con un forno molto caldo intorno ai 300 gradi. Ottenuta l'IGP, resta però un'altra grande sfida: internazionalizzare la focaccia al formaggio di Recco, portandola sui mercati mondiali, come è accaduto per la pizza napoletana. Come si può fare per far conoscere il brand focaccia di Recco dopo questa IGP anche all'estero? Beh, facile, perché non c'è altro da fare che chiedere la collaborazione, passando magari attraverso il consorzio. Noi facciamo l'esempio, l'ultimo esempio che ci è capitato, che è proprio di questi momenti, una richiesta dell'ICE di Tokyo per una possibilità di promozione in un grande magazzino di Osaka. Abbiamo avuto l'incontro, è stata individuata una dei nostri soci come il partner più ideale, ed è in questo momento, addirittura dopo aver sviluppato una settimana di promozione a Osaka in un grande magazzino a 2,9 miliardi di euro di fatturato, questo magazzino, abbiamo mandato dei nostri rappresentanti che stanno rientrando adesso dal Giappone.